Spacciavano hashish nella villa comunale senza nemmeno preoccuparsi della presenza dei bambini che giocavano ignari a pochi metri da loro. E quanto hanno accertato i carabinieri, che hanno eseguito 7 ordinanze di divieto di dimora nel comune di Giovinazzo nei confronti di altrettanti presunti spacciatori di età compresa tra i 19 e i 44 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. Determinanti per l'indagine, avviata a marzo scorso, le immagini che vi mostriamo registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nei giardini frequentati da giovanissimi del luogo, che hanno consentito di documentare una 60ina di episodi di spaccio, molti dei quali avvenuti davanti ai bambini che giocavano proprio vicino alle panchine dove avveniva lo scambio. Secondo gli inquirenti, il gruppo aveva organizzato un vero e proprio market della droga, scegliendo sempre lo stesso luogo, nascosto tra i cespugli nei pressi dei bagni pubblici, regolarizzando anche gli orari per lo smercio, fidelizzando così la clientela. Una decina di giovani sono poi stati identificati e segnalati alla prefettura di Bari come consumatori di droghe. Le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati hanno consentito infine di trovare veri e propri libri mastri dello spaccio, dove erano annotate le operazioni di vendita con i nomi degli acquirenti e gli importi dovuti, un'attività che ora saranno costretti a interrompere grazie al provvedimento con cui ai 7 giovani è stato impedito di restare in città.